Allora, in pratica funziona così. Io, che ho deciso di dedicarmi all'arte a tempo pieno, non vado in ferie, perché andare in ferie è da ricchi, o comunque da qualcuno che sa quando arriva il prossimo stipendio. Però tutti gli altri continuano ad andare in ferie. E pertanto la brillante e geniale idea dei miei amici è stata questa. Ehi, ma finché andiamo in ferie, gli animali potremmo scaricarli a qualcuno che rimane sempre a casa? Sono io quella che rimane sempre a casa. E quindi lasciate che vi introduca i miei coinquilini di questo weekend, che in questo momento sono stranamente tranquilli. Abbiamo signorina cane e signorina torcicollo fra poco, eh? La famiglia Medici ha subito un allargamento temporaneo che ha i suoi pro e i suoi contro. Cominciamo con i contro. Cibo sparso che non raccogliamo, tanto poi si espande di nuovo. Carta igienica qua e là, come potete vedere. Poi agli animali il divano è stato severamente vietato, ma siccome parliamo due lingue diverse, ho dovuto munirmi di telo. E se è vero che l'essenziale è invisibile agli occhi, non voglio immaginare quanto pelo ci sia sparso qua e là. Sì, sembrano tanto innocenti visti così, ma fidatevi, non lo sono per niente. 10 minuti prima. Chiedi scusa, dai. Vai giù! Ma ti pare? Ma non puoi stare qua! Impara da cane. Cane bravo, gatto un po' meno. Ciccia, lo so che ti sembrerà assurdo, ma vorrei che non salissi neanche là. Ce la fai a stare per terra? Non è da gatti, forse? Grazie. Temo di aver parlato troppo presto. Signorina, 15 centimetri e ci sei, sei per terra. Ci stiamo arrivando. Mi sembra di aver capito che qui facciamo una marachella a testa. Scusa? Cosa avevamo detto a proposito del divano? Giù immediatamente. Ah, ecco, E non farmi più arrabbiare. Oh, Stellina, vuoi chiedere scusa? Il tuo modo di chiedere scusa è convincermi a giocare con te. Vabbè, ehi, giù. Brava. Non capisco se il gatto stia pianificando la fuga o contemplando il paesaggio. In ogni caso, spero che non esca. Nel frattempo,
Signorina Gatta, spero che il pranzo sia di suo gradimento. Allora, la regola d'oro con i cani è non lasciargli mai il cibo nella ciotola, perché devono mangiare dopo di te sostanzialmente, per una questione di gerarchia. E adesso lei non ha finito tutta la sua pappa e ha capito che io gliela tolgo. Si vede che i suoi padroni non glielo tolgono il cibo che rimanerà, non lo so. E guardate la scena. Hai finito allora, amore? Porto via. Hai gradito? Porto via. Niente, super gaffe. L'ha fatto per 2 volte di fila. Io gli toglievo la ciotola, lei mi guardava, si alzava in piedi, io gliela rimettevo giù e lei prendeva ancora 2 o 3 bocconcini, no? Come al ristorante quando arriva il cameriere e ti porta via il piatto, tu. Ma forse le crosta la mangio della pizza! Vabbè, niente scenetta, ragazzi. Questo è in diretta. Non è in diretta, però non ci sono le prove generali, purtroppo. Lavori tu al posto mio allora adesso? Hai mangiato? Sei soddisfatta? È ora di lavorare? Di solito così funziona. Si mangia e poi si lavora. Guarda, dai, metti la tavola sul cavalletto. Dai, manca poco. Ho fatto tutto io ieri. Te manca solo la parte in grigio. Questo è il momento aperitivo. Vedi? Birra, taralli, piove anche, pare di essere in montagna. Fai pipì qua. Ho provato a darle l'acqua perché prima il cane faceva un po' il prepotente con la ciotola dell'acqua, pensando che sia sua, invece è di tutti, cioè di loro due. E quindi la Micia non riusciva, non aveva bevuto. Adesso, siccome ho appena finito di mangiare, ho pensato che fosse qui perché mi stava disperatamente chiedendo dell'acqua da bere perché aveva la gola arsa. Ok, da oggi ufficialmente io non ascolterò più i gatti. Oh, di sicuro non proverò a interpretare il loro comportamento. Voleva solo essere inquietante qua sotto, forse. C'è riuscita? Toc toc. Ti vuoi trasferire, gatta? Non stai più bene con me. Ma, ok, forse adesso vuole costruirsi una casa. Lasciatemi interpretare. Guarda, tetto 1, tetto 2, tetto 3. A giudicare da come è serena là dentro, direi che era proprio quello che voleva. Tada! Salve signorina! Ho come l'impressione che senza la mia supervisione stanotte
le bestiacce saliranno sul divano. Quindi questo è il mio stratagemma per impedirgli di salire. Spero che funzionerà, altrimenti pace e bene, fratelli. Andiamo, Nanna. Ce la fai a stare nella tua cuccia là? Dai, giù, giù. Nanna, Nanna, impara da gatto. No, abbiamo detto ninne, ninne, no, gioco, gioco, ninne, ninne. Vieni, dai, dai, vai a Nanna col tuo gioco. Qua. Brava. Brava anche tu, sì. Aspetta, scusami, ciccia. Togliamo la pettorina che magari vi immaginate dormire con sto trabiccolo. Ecco fatto. Ci mostri le tue grazie prima di andare a nanna? Vuoi sedurci? Io spero vivamente che stanotte non si metta ad abbaiare. Buonanotte. Non ci credo. Taglia, taglia. Mamma che acuti. Ciccia, siamo al sicuro, eh? Fidati di me. No, è inutile che chiedi scusa adesso, mi hai assordata.